insomma, io tante immagini avevo viste, per cui me ne ricordavo, molte non erano assolutamente viste, molta emozione. Ma la maglietta rossa, non è stata una cosa premeditata, non è che io sono partito dall'Italia dicendo adesso mi porto la maglietta rossa e me la metto. Quando stavamo giù a Santiago, si gioca venerdì, sabato e domenica in Coppa Davis. Dopo venerdì eravamo già 2-0, io e Corrado avevamo vinto 2 singolari, e la mattina siamo andati a allenarci allo stadio, prima del doppio, e io dissi a Paolo: ti piacerà la maglietta rossa? Ho detto sì, ce l'ho. Ma oggi pomeriggio ci mettiamo la maglietta rossa. Ho detto: tu sei matto, la maglietta rossa non ce la mettiamo, però ce la mettiamo la maglietta rossa. E come al solito Paolo, che mi vuole bene, mi ha sopportato sia in campo che fuori per tanti anni, mi ha accontentato. Ma è stata una cosa così, molto spontanea, per dare un segnale, un simbolo, diciamo, di quello che volevamo far capire al regime che c'era in quel momento lì, che non eravamo d'accordo. Però è stato fatto in maniera, credo, molto delicata. Io non l'ho mai pubblicizzata, l'ho raccontata a Mimmo qualche mese fa quando abbiamo parlato del film. Credo che i colleghi giornalisti che erano presenti a Santiago non l'abbiano mai pubblicizzata, forse non l'hanno capita, io spero non l'abbiano capita, perché se l'hanno capita non ho scritto niente, forse è ancora peggio.